andata bene, ma siamo rimasti al 50% e sono ritornate solo le quinte in presenza. Preferivate ritornare ad un 100% o vi sentite più sicuri appunto così a metà? No, sì, così è meglio, ci sentiamo più sicuri perché non ci sono i trasporti, quindi è meglio così. E con cosa è arrivato lei a scuola? Io in macchina, io non vengo con l'autobus, però ho molti compagni che vengono in autobus. Dopo decine di incontri e di riunioni è stato sciolto anche il nodo dei trasporti scolastici. Finite le consultazioni con le parti interessate, la Giunta Acquaroli ha stabilito che i concessionari devono adottare ogni utile provvedimento organizzativo, anche ricorrendo agli operatori esterni, per garantire un incremento dei servizi di almeno il 60% dell'utenza scolastica a partire da oggi. E anche Adrebus ha predisposto l'aumento dei mezzi pubblici per garantire la massima sicurezza. A fare il punto è il direttore generale Massimo Benedetti, che ha assicurato: monitoriamo ogni giorno l'utilizzo delle corse. Così come è stato stabilito nei tavoli prefettizi, noi abbiamo dato disponibilità sin da oggi, quindi da stamattina, a poter incrementare l'offerta di servizio al pubblico di quel 10% necessario per far viaggiare in tutta tranquillità i nostri clienti. In questo caso sono gli studenti, che sono quelli a cui teniamo di più. E la Regione Marche, in una nota inviata ai gestori del trasporto scolastico, ha precisato che si farà carico del costo dei bus aggiuntivi. Abbiamo aggiunto circa 10 mezzi, quindi 7 più altri 3 di scorta nel caso in cui fossero stati necessari. Sì, tutte le, diciamo così, i servizi aggiuntivi sono regolarmente coperti dagli organi competenti, così come stamattina riteniamo che non ci siano particolari criticità. Siamo fiduciosi che se il sistema della programmazione scolastica e la nostra reggiamo con queste modalità, arriveremo tranquillamente alla fine dell'anno in totale sicurezza. Sentirei di fare una raccomandazione a tutti coloro che utilizzano l'autobus, di utilizzare in maniera corretta la mascherina, posizionandola sul naso e sulla bocca, e di salire con le mani igienizzate o igienizzarli al momento dell'ingresso a bordo. Con queste semplici raccomandazioni penso che potremo arrivare alla fine della scuola senza alcun problema.